sonata parte, o pensiero mio sta sempre ca. Miezza che sta gente vicina a chi sto mare dinta sta città. Signore e signori, buonasera. Chi vi parla è Claudio Saltarelli, vi parla dall'alta terra di lavoro, da Cassino. E anche questa sera saremo in compagnia per circa un'ora, ma per parlare di musica, di musica identitaria, della musica del regno, la musica italica e quindi di musica popolare. E con chi ne parleremo? Parleremo con un personaggio originale, devo dire, che come al nostro solito vi presenteremo con il video di seguito. Bene, avete visto dei musicanti che in una giornata piovosa si divertivano a strimbellare, a stare insieme attraverso la musica, canti della nostra tradizione, la nostra identità, e per esattezza a Valle Rotonda. Era una giornata uggiosa, però avete visto un omone grande con la barba che stava suonando il suo strumento. E di chi parliamo? Parliamo di Massimo Sciorio. Ciao Massimo, come stai? Ciao, bene, grazie Claudio. Tutto bene? Sì, tutto a posto. Bella la giornata, nonostante la pioggia, eh? Bellissima, veramente ci tornerò molto volentieri, mi è piaciuto molto il clima, è proprio quello che piace a me, insomma, un clima familiare in un paese che mi ha accolto subito bene, insomma, il presidente da Prologo, abbiamo fatto una lunga chiacchierata, è quello che il clima che mi piace a me è quello. Ah, ti sono piaciuto pure i video, però di la verità molto, mo i bravi musicisti, a parte che uno lo conosco, no? Aspetta, come si chiama quello grosso, il falegname? Silvano. Esatto, Silvano Moschin, siamo amici da tanti anni, poi lui si è trasferito a Cassino, insomma, vabbè. Anche perché io sono molti anni che mi occupo di musica popolare a vario titolo, e proprio volevo, diciamo, fare una piccola. Innanzitutto presentati, chi sei, da dove vieni, dove abiti. Allora, io mi chiamo Massimo Sciorio, però io mi firmo Sciorio Massimo perché appartengo alla famiglia degli Sciorio, è un po' una piccola tribù. Mio nonno paterno veniva da Carinova, provincia di Caserta. Quindi, è venuto alla quindi che notizia che mi hai dato, dalla terra di lavoro, vicino Sessa Lunga, dove sono nato io. Nonno, alla fine dell'Ottocento, che era musicista, suonava il clarinetto nella banda delle ferrovie. Era musicista, no, era un maestro di musica e suonava nella banda delle ferrovie. Si è trasferito a Roma per entrare a suonare nella banda delle ferrovie alla fine dell'Ottocento, dove poi ha conosciuto mio nonno, che ci aveva... tuo nonno suonava, ha conosciuto tua nonna? Ha conosciuto mia nonna, scusami, sì. Che il padre ci aveva l'osteria via Tiburtina, a San Lorenzo. Insomma, romani, romanissimi, andavano a Ostia con la carrozza e col cavallo. Quindi parliamo che tu sei alla fine un sangue, un meticcio tra Regnivolo Paparino e tra Romano e Laborino, terra di lavoro. Però sì, a mia madre, diciamo, pure ha origini toscane, però è nata in Francia, sulle montagne, perché mio nonno era dovuto scappare durante la dittatura fascista perché era comunista. E niente, è andata lì, però c'è sempre vissuta a Roma,
A me mi hanno trasmesso i miei genitori la romanità. Per mille motivi, noi pescavamo pure nel Tevere con mio padre, insomma, con la battana. A E... Canino non ci sei più tornato? No, non ci sono mai andato, io non la conosco proprio, ci andrò a Carino, però noi ci abbiamo uno di noi, non so chi, a fondare, perché tu lo sai, quel cognome Sciorio lo trovi proprio in quella zona lì, Carinola, Sì. quei paesetti là, addirittura Dai, c'è... sta Carinola, Falciano del Massimo, Sessaurunga, Mondragone, Esatto, Teano. insomma, ecco, quei paesi là, e tutte le famiglie stanno lì, e noi abbiamo il nostro gruppo, Sciorio nel mondo, Ma siamo praticamente, dimmi, no, di. siamo un centinaio, 120, diciamo, che ci siamo collegati tutti a questo gruppo, e ogni tanto, diciamo, quando ho tempo, perché sono molto impegnato, qui nella musica popolare, io poi sono compositore, compongo, scrivo, organizzo, di tutto e di più, perché amo proprio la musica popolare, ce l'ho nel sangue. E l'ho incontrata qui, da Ma tu lo sai questa... che Dimmi. no, aspetta, prima che tu lo sai che Carino la terra di nocciole, ma soprattutto terra del grande vino, l'imperatore dei vini, Cioè? il Falerno, il Ah, più antico vino al mondo. il famoso Falernum, quello che bevo... Bellissimo. Te dico la verità, io non sono stato mai a Carino, ci Ma andrò guarda, ti ci perché... accompagno io perché tra l'altro ci Dai, andiamo là, volentieri. pensa lì c'è stata poi l'esecuzione del Duca di Marzano, lì c'è un blog che noi spesso prendiamo articoli di Carino, la storia lì praticamente, lì c'è passato di tutto, ma parliamo della storia vera, tra Carino e Sessa non è che la storia l'hanno vista, lì praticamente si è fatta, quindi quando vieni me lo dici, ti ci porto che rimarrai incantato, è un bellissimo posto, mi vale Molto, la pena molto, vedere. Quindi molto continua. volentieri. E quindi tu da ragazzo poi che facevi? Come hai iniziato? Facevi subito la musica popolare oppure? No, 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 ma io ho, diciamo, mo, insomma, in qualche annetto c'è passata parecchia acqua sotto ponte, come si dice a Roma. Io sono nato a Piazza Colatriense, sono stato battezzato dentro al Vaticano, e da Pratarolo, diciamo, ho sempre amato il fiume. E bazzicato la foce del Tevere, che noi chiamiamo Fiumara Grande, no? Poi, diciamo, verso la metà degli anni 90 ho cominciato a interessarmi di musica popolare. Sono stato attirato, ti dico la verità, dalla compagnia di canto popolare, che mi ha affascinato il suono della tammora, queste cose qui, di questi canti bellissimi, Villanelle, insomma. Comunque, Massimo, voi romani, chi Sì, sì, sì. sento, si Beh, sono ma disciplinati perché. alla musica popolare per gli NCCP, e per la Ma Cattocefalenga. grazie a loro che sono veramente hanno diciamo, creato sì, un flusso di interesse verso la musica popolare colta, antica, bellissima, e hanno fatto avvicinare un sacco di gente, me compreso, verso questo mondo che poi diciamo, mi ha attirato a Napoli, chiaro, no? Dove diciamo, questa musica che fanno loro nasce. E io mi sono trovato nell'anno 2000, Dove nasce tutta la musica. certo, dove nel 2000 io sono andato per il giorno di Pasquetta, sono stato un paio di giorni, perché mi sentivo proprio una voce dentro che mi diceva devi andare a Napoli, devi andare, insomma, per farla breve, mi sono ritrovato sul lungomare, a un certo punto sono sceso, c'era... Questa chiesa dove c'erano tutti questi fedeli, quei baldacchini, questa chiesa rusta grande, io non sapevo niente. La chiesa, che zona di Napoli, che chiesa era? Praticamente la chiesa del Carmine. Ah, quindi al Piazza Mercato, alla Marina. Esatto, quella rossa, quella famosa chiesa del Carmine, quella che sta verso, diciamo, verso Napoli Sud, per andare verso Portici, insomma, È no? la via alla Marina, sì. Amarin, eccola. E da lì ho visto che insomma questi baldacchini che si ballavano e insomma io ho detto questa, dico qua, questo è il mio posto. E mi sono proprio sentito, come posso dire, in sintonia proprio totale con l'ambiente, proprio avevo una grandissima emozione.
Sono montato sulla metropolitana circumvesuviana che mi hanno consigliato loro e sono sceso alla Madonna dell'Arco. E lì ho visto finalmente lo spettacolo che A Santa cercavo. Anastasia, brava, a Santa Anastasia, Madonna dell'Arco. A Madonna dell'Arco. E lì Quindi è venuto a Pasquetta giù. sì, l'Albis, il giorno sì. Mi ricordo, scesi dal treno, sentivo questi tamburi, queste centinaia di persone che ballavano. Io non avevo mai visto in vita mia una cosa del genere. E sapevo che esisteva così, ma come posso dire, come un eco, non c'avevo nessuna, perché la televisione, i mezzi di informazione all'epoca erano quelli che erano, ma non avevo mai visto in televisione una cosa del genere. Perché è considerata un'arte e una cultura minore, invece è la madre della cultura. E così da lì non sono più uscito, non ne sono più uscito. E ho cominciato a conoscere questo mondo, tanta gente, tanti amici, e addirittura mi sono comprato la tamborra, strumento molto difficile da suonare, bellissimo, che io adesso diciamo mi arrangio a suonarla, non mi considero un suonatore perché, però Facci sentire un pezzo, dai. allora, ultima volta che sono stato alla Madonna dell'Arco, io ho due grandi miei amici, uno è Pino Iove, della Pertega, non so Sì, se. ti ho mandato il video sul tuo gruppo dell'altra sera a San Marco Evangelista. L'hai visto? Pino Iove si era. Sì, Sì, ti ho sì, sì, sì. mandato io il video. Io poi prendo tutto quello che trovo di lui e lo pubblico su A Scuola di Tarantella. Io ti lo porto, io ho parecchi video di Pino, se vuoi te li mando tutti. Sì, ma pure io, insomma, siamo amici, 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 per anni. E io ho organizzato spettacoli, lui insieme a lui abbiamo fatto tante cose. Ho fatto perfino un festival a Rocca di Papa, che è durato un mese, di musica popolare, una rassegna. E poi ho scritto diverse canzoni napoletane, no? Quando sono tornato a Roma da quella visita, diciamo, fatidica visita dell'Albis a Madonna dell'Arco, io prendevo lezioni di pianoforte perché ho grande passione per la musica, no? Ce l'ho nel sangue, e da ascoltatore, io mentre andavo diciamo, a prendere lezioni, lì ho cominciato a cantare una canzone all'improvviso a casa mia, mentre stavo lì nel box e prendevo la macchina, e in 448 ho scritto queste frasi in napoletano, e poi l'ho fatta sentire al maestro, la melodia, la mi è uscita già cantata, il maestro che era napoletano, del centro sto un grande maestro di musica che adesso purtroppo non c'è più, mi ha detto Massimo, la vogliamo far arrangiare da mio figlio, che pure lui è suo maestro, e dico vabbè, arrangiamola, io capirai, felicissimo, perché insomma non avevo, perché chi mi sarebbe mai aspettato di scrivere una cosa, no? E ha fatto un arrangiamento un po', diciamo, un po' così, come dire, un po' di base e tutto quanto, vabbè. Poi diciamo, è andata avanti col tempo, io non ho preso più lezioni da lui, però ho cominciato a scrivere e a trovare un arrangiatore. Facci sentire questo pezzo, facci sentire qualcosa con Allora, la luna. questo pezzo si chiama Un Re, con una sola R, perché tu devi sapere una cosa, tu mi hai corretto, dici si scrive con due, però io sono abituato a la mia vena poetica è questa, deve essere libera. Ma il Io romano, scrivo. il romanesco non si raddoppia la R, lo sappiamo. No, voglio dire, però se io scrivo una cosa, perché la sento così anche, perché quella è una licenza poetica, è ammesso, no? No, ma sono Scrivere. proprio romani, io non sapevo di questa cosa qui. Pensavo che avessi, perché il Perfero. napoletano è un re, doppia doppia R, però tu hai fatto re, quindi o re Poi. alla romana, alla romanesca. Allora, bravo, perché da noi si dice il ferro, non il ferro. Sì, sì, Con una sì. sola perfero. Allora ho scritto questa è, perché qui ogni canzone c'è una storia, no? Scrivo questo re che parla di Cristo, il re dei re, e tanti anni fa, e a un certo punto io poi ho scritto una quindicina di tarantelle d'Amoriate e tutto quanto, e ho cercato un gruppo verso Napoli che volesse, diciamo, interpretarle, no? Le ho fatte arrangiare anche bene, tutto quanto. Le ho proposto un po' a tutto, devo dire la verità, non ho trovato nessuno disposto fino adesso a interpretarle. Ok? Sono stato a Vietri sul Mare,
E lì ho conosciuto un maestro di musica che si chiama, vabbè, insomma, adesso non ricordo. E abbiamo insieme a lui abbiamo fatto una manifestazione per la levata del bambino e venne addirittura a vederci perché stavo in contatto con Sat 2000 con la televisione vaticana e hanno fatto praticamente una diretta, non una diretta, una ripresa e poi l'hanno mandata in Mondovisione perché Sat 2000 si vede in tutto il mondo, insomma, così. E lui abbiamo fatto la levata del bambino e io mi sono esibito. Accompagnato da un ragazzino che si chiamava Ciro di 12 anni che suonava la tamborra, c'erano i ballerini, il prete che teneva in mano diciamo, la statuetta del Gesù, in questo presepe che lui costruisce in questo palazzo sul mare a grandezza naturale, bellissimo. Questo maestro di musica, che mo, magari se mi viene in mente ti dico come si chiama. E io speravo che lui, il suo gruppo, facessero queste canzoni, invece poi. Non se ne è fatto niente. Poi l'ho proposto ad altri, inutile che faccio nomi perché tanto va bene. Allora, adesso io ogni tanto, però è arrangiata a tarantella, no? La musica è svelta e tarantella. Però io la faccio, questa è, io adesso la faccio in un ritmo binario, cioè la faccio con la tamborra tamburiata, ritmo binario. Orre. Vai. Dindarotta fritta, trapuntata a stelle, se sentette un pianto, era una torre, a stelle più lucente, alluminò cammino, dopo popolo e Dio, coglietterà a trovare. La notte si già tramontata a stelle, sentite un gran era torre, a stella più lucente, allumino cammino, dopo popolo e di, pugnetterà a trovare, dopo popolo e di, pugnetterà a trovare. Cavaliere signore, se stava vincerello, pareva poveriello. Ma era orre, 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 orre,
illuminai. E sempre all'umbra, fiorre, fiorre, fiorre per noi, fiorre, 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 fiorre per noi. Ok? Complimenti Massimo, ma si vede che ci sta l'animo napoletano, eh? Napoletano vuol dire gli abitanti del regno, carino, la vedi come viene fuori? Insomma, sì, per forza. Sei stato folgorato sulla via Marina e insomma sì, assolutamente, ma poi questo l'ho accennata, io non sono cantante niente, diciamo la faccio, no, ultimamente che sono stato alla Madonna dell'Arco c'era Lione, no, Antonio Madrone, sì, e lui mi accompagna, che se tu vai sul mio profilo YouTube, sul mio canale c'è il video che io la faccio insieme a Lione, lui mi accompagna. Poi c'è anche un altro filmato che l'ho fatto qui in un castello insieme a lui in provincia di Viterbo, anzi no, non ho fatto un re, ma ho fatto L'abbacchio stanco e la pecora nera, che è una canzone, una poesia cantata che parla in romano, in dialetto romano, molto bella, che parla, diciamo, dell'umanità, insomma, dei ragazzi che non trovano spazio in questo mondo un po' così, un po' egoista, no? Senti, voglio provare, Claudio. Questa poesia, mi hai fatto sì, la recita. Allora, praticamente, questa c'è un titolo molto strano, si chiama L'abbacchio stanco e la pecora nera, ok? L'abbacchio, sappiamo tutti, sarebbe l'agnello, a Roma si chiama l'abbacchio, e rappresenta, diciamo, lo spazio
i giovani, insomma, che non trovano mai futuro qui in questo mondo egoista, che insomma chi si è piazzato non vuole mai far spazio agli altri, e specie in Italia che è molto difficile, anche diciamo, prendiamo il ramo artistico, no? È difficilissimo farsi spazio, riuscire a vivere con l'arte, perché qui da noi l'arte e la cultura è considerata un po' l'arte del saltimbanco, insomma, È non è un'opportunità. considerato. Dimmi. Anche l'arte è una casta in Italia. Ci sono pochi manovratori che gestiscono tutto loro. È più un'altra Bravo. parte di relazione e di politica. È Io inutile cambiare il discorso. Teatro, allora musica, la stessa cosa. E se tu nell'era del dimmi. politicamente corretto, del relativismo, è diventato di una noia mortale l'andare al cinema, a vedere teatro, cinema, dove praticamente è tutto noioso. Basta vedere che i più grandi audience li fanno i film di una volta perché sono diventati noiosi. Però parlare della musica, là, lavorano sempre gli stessi, stanno sempre gli stessi e non danno spazio a nessuno. Fagocitano tutto, una cosa incredibile. Eh sì, te lo sto dicendo, io ho girato in lungo e largo per poter, diciamo, vedere, far luce a queste canzoni, non ci sono riuscito fino adesso, con quel ramo napoletano, però non ti ho detto che dopo qualche anno che scrivevo, perché ho scritto raffica, ne ho scritte tante non lo stanno lì registrate con la melodia, molte, circa 30 e anche di più, le ho arrangiate. Più di 30 canzoni napoletane, sì, 40. Tra liriche, poi mi sono inventato un nuovo stile, lirico napoletano, popolare. Lirico E napoletano. sì, che napoletano, te devo far sentire, insomma. Comunque, se tu vai sul canale YouTube, c'è un brano che si chiama Napoli dinte me, che darebbe il titolo all'album, che fa parte, diciamo, del lato un po' melodico lirico napoletano popolare. Come si chiama Napoli? Napoli dentro di me, Napoli dentro di me, ok? È cantato da una soprano molto brava, che io praticamente per lei ho scritto tutto questo disco, sono 12-13 brani, eppure lì però non siamo riusciti, tutti arrangiati in maniera veramente fantastica, ma non sai, non è riuscito questo progetto a prendere alla fine, a trovare. Che te devo dire? Non lo so, si vede che non è. Poi negli anni ho cominciato verso il 2005, pure prima, ho Ma cominciato. facci sentire Ah, prima quella va bene. poesia. Sei un Allora, treno. la poesia è abbastanza lunga, non so se me la ricordo tutta, però insomma voglio dire. L'abbacchio stanco e la pecora nera. Ognuno di noi ci prova, ognuno di noi ci spera a cambiare il sistema, ma nessuno mai lo cambia davvero. Un bel giorno una pecora nera, locca locca stava a passare, che te vede un abbacchio per terra, che pareva ma morto non era. Poi vedendo che l'occhi batteva, le cie dell'occhi sbatteva, che pareva ma morto non era, se stava solo che a riposare. Intenerita da quella visione, si fermò e ci si mise a parlare. Che sta a fa qua buttato per terra? Se sei stufato da ciancicà e va becca a magnasse fatica. Ma se stracco principiando la vita, vedrai quanto il tempo ti passa, quanto è duro per me campare. Gli rispose il tenere abbacchio senza alzare la capoccia di terra. Ti ringrazio che ti sei fermato, spero che a parlare mi ritiri un po' su. È da poco che sto sopra il mondo, ma non faccio altro che faticare. Si ci ripensa quando gli dissi che volevo scegliere qua. Mi buttai a capoccia di sotto, io mo me la vorrebbe spaccare. Da lì al mondo pareva un gioiello, parevate tutti amici e fratelli. Si sapevo che eravate infamoni col fischio che mi facevo pregare. Quando Nomar Prato mi vede, che pensiero gli faccio venire a st'infame che scanna il fratello. Che gli è da fa un po' abbacchio novello, pure a me. Mi sento, sono abbacchio assai sfortunato. Si scuoia e lesto mi do, una brutta fine di certo io so. Io che sognavo de ciancicà all'erba verde, de magnà il pratino all'ingrese, e di broccoli e bieta. L'indivi e scarola, invece solo a gramigna me devo ingozzare. Ma se al mondo c'è sta l'erba buona, de certo non c'è sta certo per me. Mi sa che mo' ribelle qualche pecora vado a scannare. No, non lo dì, sta zitto fratello, che lì stesso gli dissi inverdì. Ma mi presero e mi fecero nera, io mica ce nacqui a così, perché gira sempre sto mondo, e da tempo
e gira sempre sto sogno dell'abbacchio che lottava col vento e monno da solo, voleva cambiare. Ma lo presero e lo fecero a pezzi. O lo misero dentro alla pira, un po' d'odori in innaffiata di vino e poi tutti beati a mangiare. E che ti devo dire, Massimo, bravissimo, c'è molto stile pasoliniano qua. Una visione, io Guarda, guarda, ti Umberto dico. Tedeschi, Scannà, mi stava venendo in mente Mamma Roma, mi stava venendo Uccellacci Uccellini, Larico Ah, 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 sì, e beh, certo. quindi ci stava c'è quell'impronta lì, quindi non è la romanità. Quella alla borghese, quella proprio della borgata, il Ah, borgatano. no, assolutamente, Dice molto assolutamente. Pasolini proprio. Comunque questa è una bellissima canzone, Sì. se tu vai sul canale YouTube, se tu lo vuoi, diciamo, mettere questo video che c'è, lo puoi Sì, mettere nella come trasmissione. È una bellissima canzone che poi la cantano tutti senza conoscerla, perché vedrai che io quando la canto, poi quando c'è il ritornello, lì ci sono una ventina di ragazze americane che stavano in vacanza in questo castello, che cominciano e la cantano tutte americane senza manco conoscerla. È stata veramente una cosa veramente bella. Io la canto sempre molto volentieri. Quindi diciamo che quindi alla fine Dimmi. tu come nasci? Prima come musicante, come compositore, organizzatore, che facevi? Cioè Allora, no, allora io una volta che... ho cominciato a scrivere canzoni, va bene? Poesie, canzoni, tutto quello che mi passava dalla mente, ma io ce l'ho. Questa vena evidentemente ce l'ho sempre avuta, soltanto che un bel giorno è uscita fuori, è venuta a galla, è uscita fuori dal vulcano come un'eruzione, no? E ho cominciato a scrivere, a scrivere, a scrivere, c'è una montagna di cose che ho scritto. Ma tu lo sai che carino la sta sotto il vulcano di Rocco Bonfino? No, non lo sapevo. La montagna che sovrasta, la montagna che alzando, andando a Carino, e alzi la testa, ci sta il monte di quello di Falciano del Massico, ma poi ci sta, dietro alle spalle, ci sta pure il vulcano di Rocco Bonfino. Ah, non so. Il vulcano spento? Sì, da 200.000 anni. Tu, devi venire qua, ti accompagno io, ti faccio da tour. Molto volentieri. Il prossimo viaggio col camper, tu lo sai che io vengo col camper lì, ho la casetta mia appresso, e mi porti in giro, mi faresti proprio un grande dono. E ti faccio vedere un po' Pakanga perché sta vicino da me, quindi non c'è problema. Io poi là ci Va sono bene. nato, quelle zone le conosco troppo bene. Va bene. Molto volentieri, accetto. Poi tu, Figurati. magari se vuoi ricambi e mi vieni a trovare, io sono un posto bellissimo qui in Sabina, Ma dove ci sono i certo che ti vengo a panorami. trovare. Dove stai in Io Sabina? vivo vicino tra Cantalupo, Casperia, Torin Sabina, abito in mezzo all'Uliveto, Dove? Il comune? il comune di Torin Sabina. Ah, ho capito. Bei posti lì. La Sabina, da lì dove nasce l'impero romano, no? Si dice che erano Ma, pastori della Sabina, no? le madri Sabine sono state rapite da Romolo, No, ma già proprio bratto delle Sabine, ma poi soprattutto, vabbè, comunque, la Sabina è una storia enorme, enorme, certo. Ma enorme, è cioè. un posto bellissimo. E insomma, poi ho cominciato a scrivere, poi verso 2004, 2000, sì, 2004, dopo 4 anni, insomma, ho detto. Beh, per me scrivere in napoletano, poi tu lo senti che io non ho l'accento napoletano, insomma, va bene. E ho detto io sono romano, qua devo cominciare a scrivere in romano. E poi preso, passando a Giannicolo, ho letto una targa, da lì ho cominciato a scrivere la storia di Roma in musica, in poesia e in prosa. E ho creato in 5 anni di lavoro uno spettacolo che si chiama Anima Romana. E adesso, se mi dai un secondo, io prendo il CD e ti faccio vedere la copertina. Sì. Ecco qua. Questo si vede? Si riesce a Sì, vedere? come no? Come si Ecco. chiama? Allora, lo spettacolo, quest'opera si chiama Anima Romana. La storia di Roma in musica, in poesia e in prosa. Tutta scritta interamente da me. Sono circa 14, dura 2 ore e mezzo. Tutto in romano antico. Il dialetto romano dell'epoca del Pinelli, insomma.
E io ho vinto 2 volte il concorso al Comune di Roma per la cultura, al Campidoglio proprio. È stato finanziato lo spettacolo nel 2010, nel 2008 e 2009 con un'associazione abbiamo, diciamo, partecipato al bando, solo che nel 2009 i soldi erano finiti, erano stati stanziati tutti già i fondi. Nel 2010 l'ho rivinto e hanno stanziato, mi sembra, non vorrei dire una stupidità, ma non è che mi ricordo perché sono passati 10 anni, o 10.000 o 20.000 euro per un giorno. E io ho fatto 2 recite, una pomeridiana e una serale, fa una faticata, 5 ore a recita, va bene. È stato, io ho anche il DVD, poi quando ci vediamo te lo faccio. L'avrei chiesto, sono curioso di vederlo. Sì. Non lo posso pubblicare perché all'epoca erano minorenni, poi insomma, poi non lo so. Va bene, Però se me lo fai vedere, adesso però mi fa piacere. sì, sicuramente. Poi io Guarda, adesso lo vedi Massimo, porterò. questa è la forza di Napoli, tutti devono passare per Napoli come battesima, no? Devi andare nel fiume, nel mare a battezzare e poi ti rimanda nel mondo e praticamente è come se ti avesse dato una specie della manovella della macchina antica, no? Ti ha dato la manovella per poter partire. E lì L'imprimatur è uscita fuori la mia anima napoletana, perché io adoro Napoli quanto adoro Roma. Io mi sento un romano napoletano o un napoletano romano, proprio. Ma tu lo sai che dal 300 avanti Cristo fino al 1800, 1860 l'asse Roma-Napoli comandava il mondo, eh? Cioè, quando i Infatti. romani arrivarono a Napoli, i romani dissero ai napoletani: noi vi diamo l'ordine, il diritto e l'esercito, quindi, e voi ci date la cultura e ci insegnate la cultura. Praticamente quell'asse lì, Roma-Napoli, per quasi 2000 anni, per più di 2000 anni, è stato il centro del mondo, comandato il mondo, non era uno scherzo. Quindi non è sbagliato quello che c'è. No, grande cultura. E fino a qualche anno fa c'era un legame fortissimo, e quindi nulla di strano, anche perché poi devi sapere che devi sapere che col sacco di Roma di Carlo V, nel 1500 e qualcosa, Roma si svuotò, fu letteralmente, non c'era, ci fu veramente una desistenza. Mi sembra che è arrivata. Roma è rinata con la colonizzazione che veniva dalla terra di lavoro da noi, quindi dalla nostra terra, quindi che arrivava fino alle porte di Napoli, e hanno ricolonizzato Roma. E infatti la lingua romana, e si può dire, anche se poi qua molti si incazzeranno, in dialetto un po' del napoletano, e quindi tutte quelle consonanti doppie voi l'avete ammorbidite, divenendo più dolci, più delicate, caratteristiche tipicamente. Quindi Roma è stata ripopolata dai Laborini e dai napoletani, perché dopo Carlo V non c'era rimasto più nulla. Ma è certo che c'è un forte legame tra Roma e Napoli, questo è indiscusso, insomma, non, è normale che sia così. Io ti ho detto, poi sarà che mio padre vendeva le scarpe, molte scarpe di Napoli, vendeva di Aversa, e noi andavamo giù spesso a Napoli, io l'accompagnavo a mio padre quando ero bambino, e tra Aversa e Napoli, mi ricordo. Io sono un grande appassionato di pizza napoletana, no? Mi piace mangiare la pizza in una maniera proprio, come si dice a Roma, pure in testa antignoso. Ma forse non solo la pizza. Non solo la pizza. Anzi, infatti, mi piace mangiare. E cucino pure bene, specie il pesce. Allora, praticamente ci fermavamo a una pizzeria che sembrava, all'epoca, io ti parlo di tanti anni fa, che sembrava una, come ti posso dire, una macelleria, c'era tutte le piastrelle, no? Molto semplice proprio, ma faceva una pizza da paura. Che Con il tavolo di marmo, mi ricordo, è proprio al una centro di cosa. Napoli, No, 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 sulla via Appia tra Aversa e Napoli. ho capito, la vecchia via, vabbè, ce ne stanno tante. Ma adesso non ricordo, posso passare tanti anni. Io mi mettevo seduto e mi mangiavo 5-6 pizze una appresso all'altra. Ti Wow. giuro, avevo 10-12 anni, ma ero alto così, 1,80 m, 10-12 anni, e mangiavo come un treno.
Allora gli diceva papà, le porte ma la pizzeria, lui si metteva lì, lui non la mangiava, non mangiava. E io dicevo al pizzettaro, fammene una ogni quarto d'ora. E io ogni insomma, stavamo lì, insomma, quanto tempo, e mi facevo queste, ma io sono stato capace di mangiarmi 22 sfogliatelle ricce. Wow, Ti giuro. complimenti, dicevano che te ne hanno loro sfondato. Vabbè, comunque. Senti, ma tuo padre non, la musica non gli piaceva, non l'aveva fatta? Mio padre sì, no, no, come no? Mio padre suonava la fisarmonica. Mio padre suonava la fisarmonica ai tempi, sai, quando le feste si facevano a casa, metto l'occhiali. E vabbè, insomma, mi ha trasmesso lui la Quindi Romania. suonava la fisarmonica. Sì, mio padre sì. Allora, praticamente mio padre mi ha trasmesso insieme a mia madre la Romanità. E invece poi, diciamo, nel sangue c'ho anche la napoletanità. Tutte queste due cose insieme, questo mixer mi permettono di avere una grande, secondo me, creatività, proprio perché ho, capito, questo doppio input. E c'hai pure quell'ironia, quella satira tipicamente napoletana e romana di chi nel mondo ne ha viste tante, quindi non deve più scoprire nulla, perché tutto quello che accade in altri posti, a Napoli e a Roma, già è accaduto. Io ti dico la sincerità, raramente mi offendo. No, non è che me la prendo. Io raramente mi offendo. Cioè, non è che ho, come si dice a Roma, la coda de paglia. Insomma, questa storia, te voglio soltanto accennare un pochetto, questa anima romana, che ti sto facendo vedere il quadro Sì, è di anima bello, romana. molto bello. Anima romana, questo è un quadro che ce l'ho nella mia camera qua, che me l'ha fatto un grande amico mio, un grande artista, che io te l'ho anche detto che ti assomigliava, Carmine Palatucci di Montella. Vicino Avellino. Esatto, dove fa una tarantella di Montemarano, Montella. Sì, è là, tutto là. Esatto, e lui mi ha fatto questo quadro e poi mi ha permesso di mettere nella copertina quest'altro quadro qui, che è sempre suo, era bravissimo, si vede, sì, con i titoli dei brani. Io, se permetti, te vorrei leggere la poesia dell'inizio dello spettacolo. Praticamente è un Romolo, non è il Romolo dei 3.000 anni fa, è un Romolo di fine 800, tempi del Pinelli, che praticamente va all'Osteria sul Paladino, alla Fraschetta, alla Inizio Poie, Pinelli non era inizio 800, tra il 700 e quindi e 800. Praticamente la storia, questo Romolo sale al Palatino e va alla Fraschetta, beve un mezzo litro di vino, che a Roma si chiama Foglietta. sì. E da lì domina tutta la Valle del Tevere, dove c'era il lago del Velabro, dove secondo la leggenda, l'alta del Tevere, dove la lupa ha trovato Romolo e Remo e ha salvati dalla morte. Okay? E comincia a ripensare, e comincia a ripensare, va indietro e parte da Troia, dall'incendio di Troia, dalla fuga del principe troiano che poi fonda la dinastia Enea, romana. Viene, Enea. esatto. Viene, ma non mi veniva. Allora, Vabbè, questa è la teoria di Virgilio, questo è quello che ha scritto Virgilio. No? è chiaro, vabbè, insomma, ognuno si No, perché loda, no? poi, guarda, sulle origini di Roma ci sono, è un mistero Vabbè, incredibile, no, veramente allora. incredibile. Allora, questa è la leggenda, va bene, poi dopo, insomma, la lupa Ma tu pare sai che che sia. vabbè, sai, la leggenda, la lupa lupanara, lì poi c'è stato pure chi dice che Esatto. praticamente si dice lupa per non dire lupanara, quindi erano figli di... Perché? Una mignotta. Ma non è questione, tu devi calcolare che per gli etruschi, le donne le prostitute, una specie di dee, non era, Sì, non sì, tutte sì, lo sì. potevano fare, erano Sì. considerate delle nemmeno delle regine, delle dee, erano delle vestali, delle sacerdotesse, C'era ed era il ruolo più importante della donna per gli etruschi. un'altra, diciamo, un'altra visione di quel lavoro, insomma, rispetto a quello che abbiamo noi, no? Allora, la canzone.
scusa, la canzone che inizia, che fa iniziare lo spettacolo si chiama Ferma de Romolè. Ferma de Romolè, guarda che hai fatto, hai levato di mezzo a tuo fratello. Non ti bastava la metà di tutto. Volevi di sette colli tutti per te. Perché l'uomo è fatto d'egoismo e non gli basta mai quello che c'ha. Ferma de Romolè, guardate indietro. A quel che è stato non può più tornare. Ai tempi belli sopra il colle, a quelle partite a Garaghè, alle discussioni all'osteria, Corvinello Calegra andava giù. Pensaci, Romolo, a tuo fratello e alla fine che gli hai fatto fare. Ma la storia è tutta un'altra cosa, che vede che doveva andare così. Ma la vita insegna tante cose, ma siamo noi a non voler capire. Che la pace è proprio come all'aria, e si è pura di mattina una bontà. Ma la storia è tutta un'altra cosa. E adesso, Romolè, datte da fa, mettila giù la prima pietra, mettila giù e andiamo a incominciare. Complimenti Massimo, se prima mi sembrava di ascoltare qualcosa a livello pasoliniano, qui mi hai fatto tornare in mente questo modo di recitare, questo modo di mettere in prosa il Marchese del Grillo, quindi quel periodo. Quindi tu riesci a calarti, a contestualizzare quello che scrivi, lo contestualizzi nel periodo storico, quindi la rabbia dei borgatari, ma anche la romanza, la prosa dei romani di una volta. Quindi no. Nostalgia che ci viene soprattutto da quando vediamo il film del Marchese del Grillo, quel modo di fare. Come riesci a. Ti viene No, naturale o lo studi? no, è tutto naturale. È tutto naturale. Non mi sforzo proprio. Soltanto dimmi. Quindi ti sei ritrovato ad essere pinelliano e basoliniano senza problemi, insomma. Esatto. Tu hai nominato il Marchese del Grillo e io ho scritto proprio una canzone che si chiama Er Grillo del Marchese. Però da una casomai te la posso recitare dopo oppure per niente. E lui c'aveva un mo. C'aveva il. La Dimmi. recitiamo dopo, prima che vai via. Dopo. E il grillo del marchese sempre zompa, di allegramente zompa, bene campa. Questo Vabbè, questo. è il motto del grillo del marchese. Ma dimmi una cosa, ma c'è pure nei tuoi scritti, nelle tue poesie, c'è pure qualcosa che possiamo ricordare di belli? Beh, Non so, sì, io ho fatto. Beh, a Belli ci spostiamo a fine 800. No, Belli, Gioacchino Belli è inizio 800. No, fine 800. No, C'era già no. l'Unità d'Italia. No, no, Belli è nato nel 1807, mi pare, una cosa del genere. E forse non ti sbagli con Trilussa? Ecco. Hai ragione, mi devi scusare. Parlavo di Trilussa, scusami. Hai perfettamente ragione. Mi riferivo Trilussa. a Trilussa. Allora, dentro l'anima romana, no, Chiedo venia, tranquillo, cioè, pensando a Trilussa, non a Belli. dentro l'anima romana, al centro dei due tempi, perché sono un'opera a due tempi, c'è una piccola commedia, piccola, che dura non molto, ma secondo me è molto bella e molto significativa. È Ertinea, che sarebbe Ertù de Trastevere, è veramente esistito. E lì proprio ricreo Beh, in quel momento. ci hanno fatto pure dei film, no? Sì, come no? Con Adriano Celentano. Con Celentano, Maurizio Arena. Esatto. Claudia E Mori. io, diciamo, parlo del Tinea, faccio un piccolo flash su questa cosa. È una piccola commedia ambientata lì a Testaccio, dentro l'osteria, insomma, che va a finire, poi un dramma all'italiana va a finire bene, va, se vogliamo. E quella, lì, in quel momento lì proprio c'è sta la parlata, come ti posso dire? La parlata proprio sullo stile dell'epoca del Pinelli, proprio la parlata del romano proprio antica, antica. E poi, insomma, io ho il copione dello spettacolo lì, se vuoi, ma invece che te recita il Marchese Ghio, te reciterei quella che è molto, secondo me, molto significativa. Ci devi recitare quella lì, Vabbè, l'originale. dopo sì. E beh, tutto originale. E, insomma, comunque io in questi anni, poi nel 2010 ho fatto questo spettacolo, tutto quanto, e lì si è fermato l'orologio della mia arte, perché ci ho avuto dei grandi problemi e praticamente per 10 anni non ho fatto più niente, non ho frequentato più le feste,
non ho scritto niente, qualcosa avrò scritto pure, ma insomma, niente di che. Poi ho mucchiato, c'è una marea di materiale registrato, scritto, neanche lo so più io comunque. Moltissimo sta in CIA, logicamente, no? Poi, come cioè, il destino, insomma, ti porta dove vuole lui, no? E se adesso mi si è risvegliata questa voglia frenetica di fare l'immersione totale nella cultura, nella musica popolare, nelle mie poesie, nella musica, nello spettacolo che devo. Io ho tre spettacoli che avrei da portare sul palcoscenico: Anima Romana, Napoli, Niente Me, e poi c'ho, perché io poi scrivo pure musica moderna napoletana, e c'ho dei bei brani. In più, io ho cominciato il palinsesto a costruire tanti anni fa due opere liriche napoletane. E che l'ho ambientata, una è ambientata nella seconda guerra mondiale all'isola di Nisida, no? E si chiama Nisida lì. Dove Poi sta Carlo? l'altra, esatto, e parla proprio di un ragazzo che stava carcerato durante il bombardamento, molto, molto bella. E poi ne ho scritta un'altra, ti dico la verità, l'ho scritta senza nome perché non mi veniva il nome, insomma, non sapevo. Tutto, perché io ho molta immaginazione, io praticamente nel cervello c'ho tutta la scena, tutto quello che devo fare, cioè lo vedo, no? Lo vedo. E a un certo punto scrivo tutta quest'opera, dei brani, delle cose, no? Decido di andare a Napoli, lì è parto e vado a Napoli. Lì c'ho un ragazzo che, diciamo, siamo cresciuti insieme da piccolo, no? E mi ha fatto compagnia. E poi il destino mi ha guidato, io, a me mi guida il destino, come sono andato la prima volta a Madonna dell'Arco, e così. Prendiamo sta metropolitana, dico, guarda, c'è la metropolitana, ecco, prendiamo la metropolitana, e siamo arrivati, ho preso la metropolitana che viene da Cuma, da Quella Cumana. circumvesuviana. No, 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 quella no. è la cumana, quella è la cumana. La Cumana. Quella è la Prendiamo cumana. questi. Quella è la Prendiamo questa cumana. metropolitana. Sì, che Esatto. parte da Cuma e arriva sotto la Pigna Secca. Esatto, bravo. Arrivati alla stazione della Pigna Secca mi sono guardato intorno. C'erano le case, ci stanno ancora le case bombardate dell'ultima guerra. Eh sì. Bellissimo. Io da ragazzino mi ricordo con mio padre che il lungomare era tutto bombardato ancora, eh. Sì, ma gli anni l'hanno rimessa a posto negli anni 60-70, perché Io me lo ricordo, era tutto proprio a Piazza bombardato. Mercato poi hanno messo quel palazzone, che quella è una delle Esatto. piazze più antiche al mondo, che era stata la più importante al mondo per circa quattro, durante il Regno di Napoli, era quella più importante. E Pensa praticamente hanno lì. schiaffato quel palazzone lì davanti, che è una cosa non proprio, pensa che cosa poteva essere, come poteva essere bella prima con la piazza. Questo bisognerebbe fare. Fa una bella discussione su questo, sui nostalgici, vabbè, comunque, andiamo oltre. E allora niente, scendo da questa metropolitana, mi ritrovo a Pigna Secca, come dicevi tu. Bellissimo. È un palcoscenico, Napoli è un palcoscenico. E non c'è niente da fare. L'anima napoletana è quella che è, insomma, è proprio una cosa speciale che nessuno al mondo ha. Mi rigiro intorno, mi guardo il venditore dei CD falsi davanti al negozio del venditore dei CD normali. Cioè, pensa te che tolleranza, che convivenza. Quello vendeva i CD falsi davanti al negozio che vendeva i CD originali. Incredibile. Poi mi guardo, ti vedo scendere una paranza della Madonna dell'Arco che chiedeva l'elemosina col coppo e tutti che si scansavano per farla passare, mentre si vicolette, insomma, ti dico, una scena da che io. Ce l'ho impressa, una scena, era un palcoscenico, era un film. Ogni volta che io sono andato a Napoli potrei scrivere un libro, un film, perché è una cosa talmente bella, particolare, armoniosa, c'è cioè un'armonia incredibile. Insomma, per fartela breve, mi rigiravo a occhi aperti proprio dalla meraviglia, dalla bellezza, da quello che cercava proprio. Io quando vedevo quelle cose entravo in sintonia, proprio è come se io fossi sempre vissuto lì, mi giro e ti vedo un palazzo, no?
E lo vedo nella mia mente che quello era il palazzo che io cercavo, e giuro di credermi, era quello, io l'avevo già visto nella mia mente, soltanto che dovevo, non sapevo, no? Alzo gli occhi, ti vedo sto palazzo e c'era la tabella della strada. Vico Rosario a Porta Medina. Infatti l'opera si chiama così, Vico Rosario a Porta Medina. E in quel palazzo là, proprio ambientata, la storia di un professore che si innamora della moglie del portiere e col coro delle vagliasse, ah, il coro delle vagliasse è spettacolare, guarda, sono due parole, ma è una cosa, un po' te la faccio sentire. Puoi ripetere perché a noi ci ascoltano pure dal lontano nord Veneto e anche dall'estero. Le vagliasse. Le donne del basso e vagliasse. Le vagliasse. Grande civiltà pure quella. Persone. Lasciamo Fantastico. perdere, ma lì tocchiamo proprio. No, ma è a Napoli ti perdi in questa cultura che hanno il loro cuore, la loro anima da mettere a disposizione. Io devo andare a mangiare a quel ristorante dove fanno a qua trattoria da Ninnella, Nennella, non so se tu Nennella, la sì, che conosci. sta là vicino, quel spagnolo. Io guarda, mi sto memoro da una magnata Nennella per divertirmi con lui, mi porta la morra, che devo farla? Tu lo sai che io ho vinto una scommessa alla Madonna dell'Arco. Anni fa stavamo con Pino Iove, con Lione, è arrivato un camion che faceva le piste, lì dove ci sono le bancarelle che vendono, non so se tu conosci, no? A Sì, Madonna come. dell'Arco, no? In mezzo lì, dove, vicino alla stazione dove si vendono i tamburi, dove fanno i tamburiati, a un certo punto c'era, e ci siamo messi a mangiare la pizza che faceva questo, sul camioncino, c'era forno a legna, incredibile, no? Allora, io ho ordinato due pizze, lui pizza, ah, romano, romano, allora Pino Iove dice questo, è romano, ma il napoletano lo sa meglio di te, gli disse, no? Perché io sono appassionato allo studio, insomma, no? E, ma quando mai? Allora gli ho detto, senti, è bello, fammi una scommessa. Dimmi, allora, se io perdo, ti pago la pizza e non la mangio. Se perdi tu, mi mangio la pizza e non te la pago. Ci stai? Costava un euro, eh? Ah sì, c'è sto, c'è sto. Tutti a ridere, ah, sentiamo, sentiamo. Allora gli ho detto, mi devi dire il romano, il napoletano antico, come si dice volare verso il cielo. Se tu mi dici come si dice, io ti pago la pizza e non me la mangio. Altrimenti me mangio la pizza e non te la pago. Ah, ma qua, volam, in coppa un cielo, dicono no, napoletano antico del 600, così. Insomma, gira al prato tutto me e dice, guarda, stai fuori strada. Il napoletano antico volare verso il cielo si dice volam miero cielo, con una sola M, perché con due M miero, mierlo e merlo. Volam miero cielo, diamoci in acca, a 12 parole non ce saranno più, ce ne sarà una sola. Chiamata Libertà. E questa è la mia poesia, canzone bellissima, che si chiama Gabbiano. E io ho vinto la scommessa, tutti a ride, questo, ho fatto la pizza, ma sono mangiata gratis, ti dico una soddisfazione, tutti a ride, hai vinto la pizza romana, e questo non c'è voleva, ma questo viene da Roma a mangiare la pizza qua gratis. Incredibile, come mi diverto quando vado là, tu non hai idea, guarda. E poi un giorno io facevo il tassista, un giorno ho portato il ministro Treu, te lo ricordi, Tiziano Treu, Sì, come no. no? E allora gli ho recitato questo Gabbiano, che è bellissimo, a me piace da morire, anche la musica, e lui mi regalò in cambio un libro che gli aveva regalato Rutelli, perché lui era stato dal sindaco, un libro di Roma antica, con tutte le fotografie da Linari, bellissimo, grande, ce l'ho da qualche parte qui. E insomma, gli ho recitato questo e mi ha regalato questo libro. Dice bravo, mi piace. Insomma, io ho portato tanti personaggi, anche Garinei, no? Tu ti ricordi il direttore del Sistina? Sì. Allora, devi sapere, l'ho portato tante volte. Il maestro gli ha detto: senta, maestro, io ho scritto la storia di Roma in musica, poesia in prosa, che a Roma non c'è quest'opera, eh? Non è perché ho scritto io, non c'è, credimi. Adesso io
non c'ho la possibilità, quando ci incontriamo ti porto il disco, io già l'ho regalato al presidente della Valle Rotonda, gli ho regalato il mio disco. E a me no, eh. Ma no, io ne ho portati due di dischi e non te conoscevo, sennò adesso appena ci incontriamo, stai tranquillo che ti regalo il disco, il volantino, comunque io ti ho mandato, su Messenger, ti ho mandato i link della storia dell'anima romana, del Sì, ho visto. manifestino. Ecco, lì c'è scritto tutta la storia. E, insomma, io gli ho detto questo, gli regalai questo disco. E poi dopo ci siamo rincontrati, dico, maestro, ma lei che ne pensa? Dice, sa, dice queste chitarre troppo forti, queste chitarre. Mentre lo portava a Sistina. Allora, voglio dire, tu sei una persona di cultura, no, Claudio? Adesso io un giorno ti farò sentire, ti darò il disco e giudicherai te. Ti faccio vedere lo spettacolo e giudicherai te se è degno o non è degno di andare a Sistina questo spettacolo. Capito? Lui si è limitato a dire, parlato di... Non c'è la possibilità di chi non è conosciuto, io dovrei salire sul Colosseo e dire, mo me butto di sotto, e quelli diranno, e Ma a Sistina sono abituati a vedere le opere delle Giacobine, quelle borghesi, un aggiungi un po' Staltavola, il Rugantino, sempre le stesse cose, no? Ma L'anima questa romana. anima romana non Guarda, la lo sai perché, posso. lo sai perché sono curioso? Perché dimmi. Perché io penso che Roma dai tempi di Seneca non assorbe cultura, ma non produce cultura dai tempi di Seneca. E quindi... Ma io guarda, Attenzione, non. assorbire cultura è una cosa, produrre è un'altra. A parte che nel mondo oggi l'unica città che ancora produce cultura è Napoli, il resto non, è tutta aria fritta, è tutta ritrita, è tutto, sono tutti copia e incolla. E sono molto Però, curioso, aspetta, sono molto curioso di ascoltare quello che hai fatto per sì, capire se volentieri. effettivamente, C'è la a ciccia. Roma c'è stato qualcuno che ha creato cultura. Comunque, se tu ti ho detto, se tu vai sul canale YouTube, ci sono diversi filmati. Sì, ho capito, però mi piace, poi devo un attimo toccare pure a livello carnale quello che mi dai, sono molto particolare. Va Devo sentire le bene, va bene. vibrazioni, YouTube, cioè, sai, su YouTube a me piace, noi abbiamo, io ho un canale YouTube, quasi 6.000 video, ci abbiamo come associazione, quindi figurati. Però metto sempre dopo che sta, questo va in diretta su YouTube, però poi dopo lì è sempre le repliche sono belle da vedere, però quando tu devi capire l'anima di un qualcosa, l'anima, le vibrazioni, devi toccare per mano, devi andare a piccoli passi, non puoi subito inondarti di Ah, quello che beh, ti viene certo. dato. Capisci? Ah, Non so se beh. mi sono spiegato. Come no, come no. Certo. Senti, una cosa voglio dirti, prima che mo abbiamo quasi superato un'ora, perché Eh non sì. reciti quello che dovevi, mi avevi detto prima? Tinea. Ecco, questo è, vedi, il copione dello Sì, spettacolo. va bene. Cronocandini. Aspetta, Però è un bel film. aspetta. Fallo rivedere, che l'avevo messo in primo piano. Ah, capito. Allora, io praticamente ho fatto, è uno spettacolo a episodi e ogni epoca c'è il suo, diciamo, il suo tempo. Allora, ci sono i proverbi, i mesi dell'anno, queste cose qua. E poi c'è proprio la parte dedicata al Marchese del Grillo, no? Che tutti conosciamo. E io leggo, prima leggo questa poesia che si chiama Il padrone, perché lui era il padrone, no? E poi c'è la canzone che canta il cantante, che si chiama Il Marchese del Grillo, che è una tarantella. E il padrone. A pensarci bene, il vero padrone sta sempre in alto sul pizzo del colle. Pure il marchese che non era da meno e il castello suo ci aveva sopra i fori e col vocione rimbombava la torre. La fascia tra i merli gli vedevi spuntare. Da quel palazzo dominava il passetto, da lì sguerciava il monno passà. Guai sia l'occhi tua, c'è l'occhi sua, genio tu non gli annavi, i dolori di panza ti faceva pia. Dal pizzo alla torre di serci tirava il povero uomo che il giallo sciamanno doveva portare, ma il popolo basso agnete dal Papa, a chiedere la fine di serci oppressione. E il Papa
E il Papa Re parlò e disse: con la divina clemenza da usare solo un frutto per la sua impertinenza. Ma il marchese che era nobile e dritto, ma non l'estor servo, la frutta pià. Ricomandando se devi alle mature le pigne che sulle capocce doveva tirare. Per farlo fuori al poro gelato che sotto la torre doveva passare. Ma si impunito, mai suo paravento, ste prepotenze dovette pagare. E mo che t'ho da di, fratello caro, che t'ho da di, ci sarà mai riparo. Se chi comanda far dittatore le pigne al popolo si diverte a tirare. Ma già no altri l'aria ci manca. Se siamo stufati da subì e da bozzà, e se volevo il dittatore a fanculo de corsa, lo potevamo mannà. Bravo, Massimo. Dimmi. Senti, qui ormai siamo al termine. Va bene. Guarda, ti dico la sincera verità. Guarda, è stata mai fatta una trasmissione così. Ha litigato col Ringrazio. telefono, sotto sopra. Purtroppo non No, sono molto avvezzo. un audio che non è eccezionale, che ha perso qualcosa. Ti soffiavi il naso, sinceramente ero quasi tentato a dirti rifacciamo un'altra trasmissione, però No, hai no, detto no. no, e però adesso, però invece no, non è andata così. Mancava solo una fiaschetta di vino per poter brindare mentre stavamo a questa chiacchierata. Massimo, ti saluto, grazie di tutto. Grazie a te, grazie a Abbiamo te. iniziato l'anno con te. Quindi per noi iniziare con te è stato per me un piacere, un onore. Calcola che ci siamo conosciuti meno un mese fa, quindi avevo in mente di poter fare questa chiacchierata con te. Ti ringrazio. Guarda, Ciao, io grazie. ringrazio a te e saluto tutti quanti, ok? Ciao. Miezza che sta gente vicina a chi sto mare dinta sta città, ma m'ha fatto innamorare e mi fa sempre sonna. L'amore dinta me, la fortuna sapi che ci sei tu, io che non so figlio a te. Canzone casa nate qua, saccio che tutto mondo Napoli fa sempre cantà, tutti i figli suoi che sono lontani assai. Napoli dinte me, sarà pure dinte te, sì tu vieni a cedervo. Yeah.